3 ottobre 2019, piazzetta della Lega. Professore Piero, siamo qua per far vedere un nuovo attrezzo di AMAG Ambiente che verrà usato sulle strade, sui marciapiedi, addirittura anche le bottiglie di plastica. Bellissima questa cosa. Facciamo vedere l'attrezzo. Allora ragazzi, a domani mattina la dopro io. Abbiamo l'assessore Ciccaglioni. Il giocattolo mio. Buongiorno assessore. Lo porto a casa. Anche io voglio stare con Ciccaglioni. Buongiorno. Sì, abbiamo chiesto all'assessore se gentilmente ci avrebbe rilasciato qualche dichiarazione. Ora il nostro amico Luigi Manzini farà qualche domanda a riguardo. Perfetto, con tutti i cittadini abbiamo comunicato con Cestini, con il portacenere, e quindi è proprio veramente, come dire, è passato l'ordine di dover essere tornare a una città decorosa, accogliente, cioè arrivare alla condizione che chi dovesse sporcare anche con una cicca intera quando è tutto pulito deve vergognarsi, ci pensa un attimino, perché l'ambiente, diciamo, rifiuta quei comportamenti. E, posso fare una domanda? Io ricordo molti anni fa, anche perché passeggiando nel centro si vedono i graniti anche macchiati. Ricordo, se non sbaglio, che c'era un periodo con lavaggio con l'idropulitura. Allora, era ripristinato. Allora, quello viene raddoppiato, nel senso che insieme a questa macchina, che adesso ne prenderemo una sola, perché giustamente non possiamo permetterci altri ulteriori costi, ma assieme a questa macchina che porterà via le cicche, sì, lo sporco, la polvere, il solido, l'idropulitrice la faremo due volte in più del normale, del passato. Bellissimo. Proprio per dare, come dire, quel senso di attenzione nel salotto della città, e parlo di tutto il salotto della città, non solo qui. E quindi, come dire, credo che il cittadino veramente stamattina, così come quando abbiamo messo i cassonetti, hanno apprezzato. Sì. Ora si tratta di educare un po' il cittadino a comportarsi bene. Il cittadino, lo dicevo prima, quando entra in un ambiente pulito, istintivamente la teoria rifugge. Delle finestre. È chiaro che se, esatto, la teoria lì è quella. Sì, se non verissima. Se si lascia degrado, si aggiunge degrado. Sì, poi è chiaro che se noi, così come stiamo facendo, diamo anche l'opportunità di trovare il cassonetto di prossimità, il portacicche vicino, perché ne abbiamo messi tantissimi, sì, ma sono anche molto funzionali ed eleganti, quindi non deturpano. Lo abbiamo fatto insieme ai commercianti, perché nessun commerciante è stato messo davanti al negozio o al lato del negozio qualche cosa che magari non hanno accettato tutti, di buon grado, perché hanno capito l'importanza di vivere. Sì, no, ma anche poi si inseriscono molto armonicamente nell'ambiente. Assessore, l'abbiamo detto subito. Assessore, questa è stata, lo dico per correttezza, è stata una scelta del sindaco, che ha lui giustamente ha detto, ma sei tu il responsabile, scegli di te, io ho lasciato al sindaco, credo che abbia fatto veramente una scelta esteticamente anche molto bella. Vogliamo, chiedo scusa, professore, cogliamo l'occasione di questo incontro per chiederle gentilmente una particolare attenzione alla scuola Galileo Galilei, là dove abbiamo segnalato quella sporcizia veramente vergognosa. Allora, io tutto il marciapiedi, parliamo del guano dei piccioni, che è una scuola elementare frequentata dai nostri nipoti, da tutti, figli, dai ragazzi, tutti. Certo. E purtroppo non si passa neanche più a disinfettare, a pulire. Allora, e non dico per il momento di intervenire con un sistema, diciamo, di allontanamento dei piccioni, ma almeno per quanto riguarda la pulizia, insomma, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana. Lo abbiamo fatto al cimitero, no? Dove c'è la fontana, il lato nuovo, dove le mattonelle, dove c'è
marmittoni, è chiaro che il piccione è sporca e rimane lo sporco. Allora lì una volta alla settimana lo facciamo pulire. Quindi ci sarà, certo, sempre qualche, ma non ci sarà il guano, no? Proprio almeno davanti alle scuole. E lì abbiamo risolto il problema. Anche perché questi argomenti non vanno tanto discussi, ma vanno risolti. Ma certo, ma li stiamo risolvendo con, come dire, con quella fatica di carattere economico che tutti sapete. Però ormai siamo partiti, abbiamo stabilito di trovare delle risorse e intanto che cerchiamo le risorse stiamo facendo dei lavori. Benissimo. Quindi non avete sollevato, alcuni cittadini mi hanno chiamato, in tutta la zona intorno all'ospedale della pista, no? Patria, via Facinotti, tutte quelle vie lì dove l'erba, eccetera. Se andate a vedere, le abbiamo fatte pulire in maniera... Sono piccoli segnali che la cittadinanza apprezza e che noi di Svegli d'Alessandria, con i nostri video di denuncia, chiaramente vuole stimolare questi interventi. Siccome io sono uno di quelli che gira tutti i giorni e quindi conosco tanto come gli operatori ecologici la situazione, dai cassonetti agli affari, quando c'è stata la possibilità di estrapolare una squadra di lavoro da quello che è il normale, con dei costi, noi abbiamo fatto quelle operazioni lì. Adesso le faremo vicino alle scuole, perché giustamente dobbiamo attenzionare le scuole, e man mano andiamo dietro. Quello che ci viene anche segnalato, tanto da voi come dal cittadino, che bisogna essere, come dire, così umili e collaborativi, di prendere qualunque segnalazione. E sarebbe una buona cosa, facciamo l'ultimo appello, che il sindaco ogni tanto facesse un giretto per la città, a guardare direttamente, a vedere alcune situazioni allora, di criticità. Il sindaco per adesso si avvale di quello che sono gli assessori responsabili, competenti per quelle cose lì. Però il sindaco a breve, nel senso che ci sono delle cose per cui al sindaco viene imposto stare lì dentro perché c'è da risolvere dei problemi o da avere dei contatti con persone che stiamo lavorando su problemi importanti per il presente e il futuro di Alessandria. Quindi diciamo che, ahimè, la presenza del sindaco sul territorio è meno visiva rispetto a quello che vorrebbe tanto il sindaco come il cittadino. Comunque è presente, diciamo, però ripeto attraverso con gli assessori è presente momentaneamente con gli assessori, però abbiamo già cominciato a fare la settimana scorsa due o tre riprese, siamo andati in giro, cominceremo dal centro città per arrivare in periferia. Benissimo. E per ripartire con i sobborghi, questo lo dico su buone notizie. E poi avrete modo di constatare quello che l'assessore Ciccaglioni vi ha confermato. Grazie tante. Grazie a voi. Buon lavoro. Ciao. Svegliati Alessandria, 3 ottobre 2019. Grazie assessore per l'intervista. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Grazie. Finiamo un'ultima immagine, questa macchina aspiratrice, cui la cittadinanza vedrà impiegata sul territorio. Buona giornata a tutti.